Salve a tutti e benvenuti alla 14ª parte di Zelda Oracle delle Stagioni, Impera Ritornata. E cosa è successo nella puntata scorsa? Abbiamo sconfitto il mini boss, che è Trigger o qualcosa del genere. E che altro? Abbiamo preso il nuovo oggetto, che è il guanto magnetico. Anzi, guanti magnetici, perché sono due. E abbiamo completato anche il Scettro delle Stagioni. E siamo nel nuovo dungeon, che è il dungeon unicorno. E non ci sono unicorni. Andiamo bene. Perché ho preso... Vabbè. Senza tenere indugi, la prima cosa che faccio è mettere un bellissimo scudo. E voilà, andiamo. Qui già vedo che devo prendere le chiavi. Voi morite, perché dovete morire. Voglio quella rupia. Darmi quella rupia, grazie. E andiamo subito. Olè. Qui ci sono troppi. Andiamo qua. Ci rifugiamo di semi. Qui niente. 20 rupie. Mio. Buttali qua. E non ci possiamo prendere. Perfetto. Beh, non abbiamo chissà che cosa, quindi possiamo tornare di qua. Ah, subito. Poi prendere. Ecco, perfetto. Voi morite. E tu, dammi la fata. Oddio, mi lagga. Oh, che palle. Innanzitutto togliamo lui. Vieni. Tacca, perfetto, è una bella fatta. Prendiamo subito il sopraccione. Dobbiamo mettere una di quelle giare lì. La domanda è, come cazzo fare? Ma vuoi vedere che qui c'è qualcosa? No, non c'è niente. Come fare? Semplicemente così. Vabbè. La mia vecchiaia. E quindi diamo un no. Ok. Dai, venite qui. Aia. Ah, una cosa interessante di loro è, se prendete il guanto, voi li potete attirare verso di voi e farli fuori. Venite qua. Vieni qui. Ok, perfetto. Ora, l'occhietto non si può ammazzare. Pena. E andiamo a sinistra. Questi sono peggio. Aia. Qui mi sa che muoro. Questi nuovi nemici sono, come vedete, passano dal negativo al positivo. Quindi dobbiamo solamente usare il guanto, col giusto tempismo, e quando si avvicinano, colpire. Il problema è che questi fetenti ci attaccano. Te, vieni qui. Chi viene addosso? Tu. Ah! Ok. Ma che... Porca... Ah! Guarda, moriamo, eh. Facciamo la cosa più semplice. Lo incastriamo e... Ta-ta-ta. Incastrati. Ho detto incastrati. Vieni qui. Ah, oh, vuoi collaborare? Ok. Sacchete. Perfetto. Cuoricino. Ok. Tu adesso farai una brutta fine. Ho fatto io la brutta fine. Dov'era quel cuore? Cuoricino. Stranamente il gioco non sta laggando e non mi piace per niente. Comunque, dobbiamo spostare questa dolcissima palla. Guarda che c'è un muro molto gentile. E buttiamola qua. Perfetto. E dobbiamo passare da quella parte. La mappa. Abbiamo ancora 3 tesori da andare a prendere. E giustamente andiamo a prenderli. Ma quello che mi preoccupa più che altro è che siamo senza cuori. Abbiamo pochissimi cuori. Tu te guarda da un'altra parte. Oddio. Liscio. Vieni da me. Fatina. E anche tu. Ci fai compagnia. E quindi dobbiamo... Noi dobbiamo andare lì. Perché da questa parte si va dal boss. Non ho la chiave e la devo andare a cercare. Bene. Mi devo rifare tutto il tragitto da capo. Ma mi pare che qui c'era. L'ho visto bene. Ok, dove porterà? Non lo so. E andiamo a controllare. Salve. Oh, qui c'è un bello scrigno. Cosa ci sarà mai? Una chiave. Hai trovato una chiave piccola. Usala per aprire una porta o un passaggio nel dungeon. O dungeon, come io chiamo dungeon. E dungeon sia. Ma chissene, dai. Comunque mi dispiace proprio, ragazzi, perché
Non sto facendo molti video, è per il semplice fatto che non so se molti di voi è a conoscenza, ma qui a Roma ha fatto il diluvio universale e non posso andare da quella parte, che palle, e quindi mi ha allagato mezza casa. È una cosa brutta, però è successo questo. Per fortuna i fili non sono toccati perché la casa ha un rialzo, grazie al cielo. Ma comunque sia, per questo motivo che il video di oggi verrà postato molto tardicchio, che è già stato postato, che è quello di Mario Luigi. Vabbè, comunque, andiamo per di qui, che mi pare che c'è uno screen da prendere. Esatto, ecco, questi nemici qui basta solo attirarli e la loro punta svanisce. E deve essere posta sul negativo. Aia, sono una masochista. E vai qua. Colpo di genio, e là. Salve. Dammi. E tu scappa, vieni. E prendiamo anche quest'altra chiave. Hai trovato una chiave piccola, usala per aprire una porta o un passaggio nel dungeon, va bene. No. Vieni qua, braccialetto. Cosa mi dai? Una bomba? Sempre misterioso, niente. Niente. Cuoricino. Un altro cuoricino, perfetto. Continuiamo. No, ecco, perfetto. Niente. Ah, sinceramente fare questo passaggio dal negativo al positivo su quell'aggeggio con la tastiera è molto complicato. Però solamente oggi ho fortuna. Yay! Muori. Ok, adesso dobbiamo ritornare lì, però io faccio così. Salve, come la va? Tutto bene? Mi dovevo andare dall'altra parte, scema. Non problema. Tadak. Oh mamma mia, ma non è mai possibile, ogni volta che devo registrare c'è sempre il telefono che squilla. Un attimo. Mi va? Sì, ora mi va. Ok, chiedo scusa. È sempre così, ogni volta che devo registrare succede sempre il finimondo. Dammi quella rupia. Grazie. Oh, bene, bene. Controlliamo un attimo. Ci manca uno scrigno. Ah, dobbiamo andare dall'altra parte, va bene. No problema, no problema. Poi va a vedere che è un problema. Comunque, abbiamo le due chiavi. Chiavi chiavissime. Va bene, smetto di imitare Nerd Flanders. Ok, allora possiamo andare o sotto o sinistra. Tanto voi munite, tanto io apro il passaggio. E mi pare che sotto si vada al boss. Sì, si vada al boss. Quindi andiamo per di qui. Prendiamo questa dolce pallina e la buttiamo qua. Qui dove siamo? Ah, no, lì era il boss, o sbaglio. Tanto noi usiamo questa bellissima palla per pararci proprio da questo muro di fuoco. Vedete? Eh sì, dobbiamo andare là. Dobbiamo scendere. Ok, ritorniamo indietro. Mamma mia, super velocità. Almeno serve a qualcosa. Comunque mi sta venendo un dubbio. Io vado un attimo a controllare che sarebbe l'entrata. L'entrata, svoltare a sinistra e poi andare in su. Ragazzi, ci vediamo un attimo lì perché voglio controllare, ok? A dopo. Allora, scusatemi, ho fatto una grande minchiata. Volume? Ok, perfetto. Sì, era qui, vi faccio vedere. Dovevamo solo usare il guanto per passare, attraversare quel voragine e andare per qui perché qui c'è un'altra chiave, se non mi sbaglio. Ora, se mi sbaglio, mi arrabbio. Eccola qui, l'ultima chiave. Ok, usiamo per aprire un passaggio, tutto quanto. E dobbiamo ritornare lì. Oh mio Dio, che stress. Mi sta venendo uno stress di quelli enormi. Via da qui. Ma come ti sei per... Come ti permetti? Via qua. Abbiamo un conto in sospeso. Muori, muori, muori. Una rupia. Ah. Ok, continuiamo. Ritorniamo, Madonna Santa. Lo dovevo fare prima sto giro, però. Scusatemi, però mi sono dimenticata. Braccialetto, non è che qualcuno mi può dare un cuore? Un cuoricino? Niente, ancora niente. Oh, via. Yes, un po'. Una bomba. Ya. Tadak, niente. Vabbè. Ecco, facciamo sempre il nostro guanto magnetico. Velocità. Salve. Mi sei mancata, oh, muretto di fuoco. Comunque, animiamo bene Link.
E passiamo. Oi, per poco. Ok, entriamo qui. Oh, sì, qui ci conduce alla chiave, mi pare. Ok. Ora, solo che io non voglio sbagliarmi, e mi sa che sto sbagliando la procedura. Però, tanto, porca vacca, come ti sei permesso? Oh, no, è qui. Salve, salve, eccola qua la grande chiave. Super chiave, la chiave del boss. Hai trovato la chiave boss, perfetto. Allora, rimettiamo la piuma di Rock, perché dobbiamo rocchettare. I wanna rock. Salto da maestro, 10 all'ore, yes, perfetto. Ok, se ti avvicini sarei molto grata. Avvicinati, sì, ma che, madonna. Tanto ci sono qui e quelli là che mi possono dare. Perché non ho... Niente, avvicinati. E là. Vuoi vedere che qui ci rimetto le penne? E grande salto da maestro. Alla Link. Mamma mia. Fortuna, 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 fortuna. Ok, ci riprendiamo questo. Perché mi devo rifare i cuori. No, ho sbagliato. Dove sei? Dove sei? Quanto? Dai, siamo. Salve. Ok, andiamo di qui. La la. Pipistrelli, io vi odio. Non sai quanto vi odio. Però, ti adoro perché mi hai lasciato un cuore. Vieni qui. Cuore. Grazie. Allora, se tu certamente mi lasci anche tu un cuore. Non mi hai lasciato un cuore. Ecco, un altro cuore. Dai, altri due cuori e ho l'energia massima. Non si possono droppare un mezzo cuore, no, eh? Perfetto, possiamo continuare. Yay, sono felice all'estremo. Allora, quanto, ecco qua, mettiamo. Ok, qui a negativo e voilà, positivo e voilà, e là, perfetto. Ah, qui mi serve il boomerang. Dove sei? Boomerang. Boomeranghiamo, aspettiamo. Ah, cuoricino. Ok. Ah, dammi qui. Voglio quella fata. Grazie, perfetto. E saltiamo. Questa era là, sì, perfetto, ok. Ah, oh no, anche qui i pipistrelli. Ok, qui mi serve la concentrazione al massimo. B e A. Ok. Venite qui. Cuoricino. Pistrelli, venite qui a assaggiare la mia spada. Link vi vuole tanto bene. Zaccade. E un cuore al dio. Perfetto. Allora, sono tentata di andare lì, solo che non posso con questi pipistrelli. Tu sei proprio qua vicino. Zaccade. E muori. Ne manca uno. Dove sei? Velocità. Tu sei lì. Ok. Tadac, perfetto. Oh. Prepariamoci. Pipistrello, vieni qui, vieni, pipistrello, vieni qui e assaggia la mia spada. Ok, perfetto. Ok, nenne, e voilà. Signori e signori, siamo pronti a massacrare il boss in questione. E ci serve assolutamente il guanto magnetico. Ma stranamente mi stanno chiamando e che palle. Oggi non è giornata. Mamma mia. Un attimo solo, ritorno. Tra un po'. Ah, sembra proprio che oggi non vada. E il volume fa schifo, perché? Oh, perfetto. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo dal boss, che purtroppo non mi ricordo mai il nome, ma comunque sia, ora non penso, credo io, in questo preciso momento farei una scritta di come si chiama il boss, e quindi, let's go! Vi presento il boss. Questo bellissimo boss, dobbiamo ammazzarlo con questa bellissima sfera che ho... data, se ci riesco. Avvicinalo e tatac. Via. Via. Avviciniamo sto coso e allontaniamolo. Sì. Vieni, vieni, vieni. Vai. Ok, ora questi mostri ciattoli li possiamo ammazzare o così, che è il
peggior metodo possibile, però io lo faccio perché sono una scema. Oppure con la mazza chiodata, che è quello che io in teoria preferisco. Ok. Perché riappaiono sempre 4. Lì c'è un cuore. Ok. No! Diamine! Diamine! Oddio, questa volta io ci rimango secca. Ok, sì! 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 Non so neanche io come abbia fatto, però abbiamo sconfitto! Ecco un portacuori! Oh, mamma mia! Ok, tutto da eroe. Abbiamo lo scudo e abbiamo finito! Yay! 16 minuti, perfetto! Respiro, ok. Signore e signori, l'essenza, la nostra quinta essenza della natura. Ecco il tepore nutritivo, un'essenza della natura. Yay! Il clima mite rafforza gli alberi. Il clima mite rafforza gli alberelli con il tepore nutritivo. Perfetto, e ora come di consuetudine l'albero Deku? Salve! Foglioline al vento. Oh Link, il tepore nutritivo mi ha rinforzato. Ho sognato Link tra grandi rovine. Forse la si trova un'essenza. Oh. Bella, ritrova a dormire, tanto per cambiare. Ora... l'essenza che lui racconta è la... la sesta essenza, che è la più difficile da trovare. Perché dobbiamo andare esattamente, se non vado errata, qua. No, queste le rovine. No. Ovvero qui. Sarebbe qua. Che sono le rovine. E per entrare dobbiamo trovare 4 gioielli nascosti, che stanno nascosti per tutto l'Odrum. Allora, i gioielli sono standard. Cioè, se tu giochi al gioco normale, stanno sempre lì nel posto. Però se voi state giocando nell'altra versione, ovvero il sequel della versione degli oracoli di... del tempo, i posti sono... cambia a random. Questo è complicato. Comunque, sia io so già dove si trovano alcuni e li andiamo a recuperare ora. C'è ancora tempo, sì, 18 minuti, perfetto. Uno si trova qua, nel paese di Orum. Beh, non esattamente proprio paese. Comunque, equipaggiamo sempre la nostra spada perché sento puzza di Malpo. E in effetti c'è Malpo. Malpo! Cosa ci porti di bello? Dove sei? Sempre questa scopa intercettazione. La pozione! La pozione da mamme. Ah, ci si rivede? Sai come si fa? Vinco i più veloci! Pronti? Via! Noi prendiamo... Se l'è presa lei. Mortangueri. Chi ha vinto? Ah, tu! Me ne ricorderò. Domanda, ho preso la pozione? Sì, ho preso la benedetta pozione magica. Yes. Oh, perché il prossimo boss... del prossimo dungeon è un tantino disgraziato. Ok. Allora, per andare nelle rovine dobbiamo andare per qua, non nello shop, anche se mi piacerebbe comprare qualcosa, ma dobbiamo andare alla spiaggia a nord. Tan tan. Che qui, tanto per cambiare, è sempre inverno. Muori. Grazie. Voilà. Ok, dobbiamo andare qui, equipaggiare la fionda, tanto ammazziamo questi qui. Rupia! Rupia! O rupia! Ma, non so manco come si chiama, però... Ok! Tanto facciamo fuori questi gamberelli, se sentite qualcosa che piange è il cane di mia madre, che vuole uscire, pardon. Usiamo la fionda con il fuoco che ci apre il ponte. Ora, qui, questo cartello. Qui riposa la bestia nera. Come svegliare la bestia nera? Usare un seme misterioso e lanciando qua. Perché vedete c'è un punto interrogativo. E arriva la bestia misteriosa e noi possiamo ammazzarla.
questo dolce bellissimo rosso bianco forziere troviamo, ecco, il gioiello X. Noi dobbiamo trovare, ok, ho capito che cosa, ovest di qua, qui tesoro di un tempio antico, di tempi antichi. Dobbiamo trovare i 4 tesori. Ora 20 minuti, io dico di salutarci in questo bellissimo posticino a fianco, ecco, allo screen aperto, e ci rivediamo per la prossima puntata di The Legend of Zelda Oracolo delle Stagioni. Ragazzi, staremi bene e mi raccomando, se vi piace il video votatelo, anzi no, mettete un bellissimo mi piace e commentate. Ci vediamo la prossima volta, bye bye.